Oggi 1,3 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all'elettricità e 2,6 miliardi non hanno accesso a soluzioni di clean cooking. L'esclusione dall'accesso all'energia moderna priva le persone di servizi essenziali e opportunità. WAIM propone una serie di seminari tematici per approfondire il problema e stimolare il dibattito sulle soluzioni tra i tanti attori impegnati su questo fronte. Il seminario Rinnovabili e innovazione per dare energia sostenibile a tutti si è chiesto se e come lo sviluppo in questi campi possa fare la differenza nel raggiungimento dell'energia sostenibile per tutti. Le soluzioni, anche innovative, si trovano innanzitutto partendo dalle esigenze e dalle risorse disponibili nelle comunità prive di accesso all'energia, sostiene Claude Henry. E come sottolinea Shyama Ramani, è importante siano accompagnate da una crescita delle competenze delle comunità, così che queste possano poi mantenere, adattare e innovare le soluzioni realizzate. La tecnologia può e deve lavorare per estendere l'accesso all'energia, ricorda Chris Case. Un esempio ne sono le nuove celle fotovoltaiche incorporabili in pannelli di vetro, come le finestre, che promettono un buon livello di efficienza e costi contenuti, dato che si potranno fabbricare i pannelli localmente. Un ruolo determinante lo gioca la regolazione del settore energetico. Ignacio Pérez Arriaga evidenzia come questa possa garantire i consumatori quando l'accesso è offerto da imprese in monopolio locale, rendere compatibile la creazione di mini reti off-grid con l'estensione delle reti, indirizzare le scelte private verso soluzioni di interesse generale adatte ai contesti. E infine, l'intervento dei governi è essenziale per Salvatore Vinci nel definire politiche efficaci e creare un mercato realmente sostenibile, sia nei sistemi grid connected che off-grid. L'accesso universale all'energia entro il 2030, obiettivo delle Nazioni Unite, può essere raggiunto combinando politiche e investimenti appropriati, e un grande contributo potrà venire proprio dallo sviluppo delle fonti rinnovabili e dall'innovazione tecnologica.